Oggi in Regionando parleremo ancora di sanità con un confronto che coinvolge quattro consiglieri, due di maggioranza e due di opposizione, sul percorso ormai addirittura d'arrivo degli stati generali della salute. Vedremo in sintesi i risultati del lavoro anche delle altre commissioni in attesa della seduta del Consiglio del 20 aprile che sarà dedicata anche alla relazione finale della commissione d'inchiesta su infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata in Toscana. Affronteremo poi il tema delle pari opportunità, c'è molta strada da fare, le differenze si vedono bene anche nell'ultima ricerca dell'IRPET voluta dalla Commissione regionale. Intanto, in furia purtroppo la guerra in Ucraina che provoca vittime e distruzione, la Regione Toscana organizza l'accoglienza dei profughi, il numero è destinato a crescere, la guerra purtroppo continua, coinvolge i giovani sull'evoluzione del conflitto, invia segnali di speranza e aiuti concreti. Tra i segnali interessanti il riconoscimento che qualche settimana fa è stato dato a Rondine, la cittadella della pace. Parleremo del ricordo di una strage accaduta in Toscana, a Livorno, ormai 31 anni fa, quella del Moby Prince, nella quale morirono 140 persone, all'armadio della memoria di Palazzo Cerretani, nella biblioteca della Toscana. Viene donato il quadro di un artista pratese. A Livorno, il 10 aprile, si sono svolte le celebrazioni ufficiali. Ne parliamo subito. Domenica 10 aprile Livorno ha vissuto di nuovo il suo giorno più tragico, era infatti il 10 aprile 1991 quando il traghetto Moby Prince si scontrò con la petroliera Jeep Abruzzo, era salpato 20 minuti prima, i soccorsi tardarono, nessuno nell'immediato percepì la gravità di quell'incidente, si parlò di nebbia, si capì che c'erano delle bettoline in quello specchio di mare, resta uno dei grandi misteri italiani a cui sta lavorando adesso la commissione d'inchiesta della Camera, ne fanno parte i tre deputati livornesi, Berti, Potenti e Romano, quest'ultimo ne è il Presidente. È un lavoro attento quello che stanno facendo, la speranza è che ci sia piena luce sull'accaduto. Il Presidente e alcuni consiglieri regionali erano alle cerimonie, alla Fortezza Nuova, in Cattedrale, a Palazzo Civico, al corteo che si conclude ogni volta con il lancio dei fiori in mare e con la lettura commovente dei nomi delle vittime. Due giorni prima a Firenze lo stesso Presidente Mazzeo aveva ricevuto un dono dall'artista Francesco Vieri. È una giornata terribile, io ero un bimbo quel giorno e oggi ricordare vuol dire riaprire ferite profonde, a volte risposte non date ai familiari delle vittime, però sono felice e orgoglioso che il Consiglio regionale abbia voluto qui nella biblioteca Pietro Leopoldo l'armadio della memoria, un luogo per non dimenticare, un luogo per non voltarsi dall'altra parte, un luogo per dire che siamo a fianco delle famiglie delle vittime, che giustizia deve essere fatta, quella giustizia ancora fino in fondo non è stata fatta. Oggi siamo qui perché ci viene donato l'armadio della memoria, all'armadio della memoria da parte di Francesco Vieri, un quadro che racconta quella notte terribile, la Moby Prince carbonizzata, le tante vittime. Allora il compito delle istituzioni, della politica è che la giustizia venga sempre fatta, è quello di non dimenticare e quello di non voltarsi dall'altra parte. C'era anche l'autore, naturalmente il quadro resterà a disposizione di tutti nell'armadio della memoria, lo spazio della biblioteca Pietro Leopoldo dove si ricordano anche le stragi di Viareggio e della Concordia. Qui ci sono già moltissimi documenti multimediali, ora si aggiunge questo quadro. Questo lavoro rappresenta sì quello che è stata purtroppo la strage della Moby Prince, diciamo vista in tre dimensioni, nel senso che più che altro per far riflettere quello che è avvenuto, ma vista come se si vedesse dalla cabina di comando di un lavoro purtroppo già finito, arso, bruciato. Le commissioni tutte si sono riunite anche nella settimana prima di Pasqua. Quella di controllo si è occupata della partecipazione regionale in Firenze Fiera e Terme di Montecatini. Sulle terme avremo novità nei prossimi giorni con l'assemblea dei soci e l'eventuale manifestazione di interesse dei privati. Dalla Commissione Affari Istituzionali, la prima, è arrivato invece un nuovo appello per l'efficienza in Toscana del sistema postale. Il provvedimento più atteso però era certo quello sull'urbanistica della quarta commissione. L'obiettivo della proposta di legge
che la Commissione Territorio e Ambiente ha licenziato a maggioranza è quello di favorire l'attuazione dei progetti del piano di ripresa e resilienza. Per questo c'è una semplificazione che sarà limitata, però dicono dalla maggioranza, al periodo di validità del piano. Gli emendamenti della maggioranza sono stati accolti, sono stati respinti quelli delle opposizioni. Se ne parlerà in dettaglio tra 7 giorni con i commenti in aula di tutti i gruppi. La stessa commissione poi ha dato l'ok alle nuove regole per l'oleoturismo. Infine la 5ª commissione si è occupata degli stati generali della cultura e di quelli dell'istruzione. Sono occasioni importanti per fare l'analisi attenta della situazione, dei bisogni, degli interventi necessari. Insomma, sono ormai addirittura d'arrivo invece gli stati generali della salute. E nella 3ª commissione, sanità e sociale, si affina il documento finale. Approfondiamo allora questo tema con un confronto a 4. Cosa sta emergendo nelle vostre ultime sedute? E chiediamo al Presidente Sostegni. Ma evidentemente il tema della governance delle aziende e della vicinanza dei territori al governo delle aziende sanitarie, l'integrazione e la gestione della sanità sul territorio, il tema dell'incentivazione del personale che lavora nel sistema sanitario regionale, l'organizzazione del territorio e poi il tema dell'emergenza-urgenza e dei bisogni che sono venuti fuori anche durante la pandemia, soprattutto quelli di natura di assistenza psicologica, psichiatrica, disturbi dell'alimentazione. Ecco, questi sono un po'. Ovviamente accanto a questi poi c'è il tema del digitale e dell'innovazione come elementi sui quali investire prioritariamente, e il tema della salute a 360 gradi, quindi tutto il tema della prevenzione, che è un tema che riguarda le politiche a 360 gradi, non solo quelle che riguardano la sanità. Dalla maggioranza arrivano tanti appelli alla condivisione. Al consigliere Ulmi allora chiedo se il gruppo principale dell'opposizione alla fine si allineerà su un documento comune. Beh, diciamo che c'è un paio di cose che ancora ci rendono distanti, in particolare le maxi ASL e il ruolo del direttore generale, però se verranno messe in un determinato modo è probabile che si riesca a trovare la quadra. D'altra parte è molto importante poter avere un documento che metta un punto zero alla sanità e si riparta tutti insieme. Molto più lontana appare la posizione di altri due gruppi del Consiglio regionale, 5 Stelle e Fratelli d'Italia. Sono anni che siamo divisi da un approccio che è nettamente diverso, e sicuramente per quanto riguarda l'assistenza territoriale, che noi vorremmo più concretamente focalizzata sui bisogni locali. Il documento che è stato presentato in questa commissione è talmente generico che si potrebbe adattare a qualunque tipo di programmazione, ed è questa per noi la criticità maggiore che ne vediamo. Abbiamo presentato delle proposte, pochissime sono state raccolte. Beh, delle criticità maggiori che abbiamo rilevato, come il fascicolo elettronico sanitario e la sua accessibilità, come la sanità territoriale, oppure certi altri aspetti, sono contenuti proprio nei passaggi che sono stati scartati. Quindi a questo punto ci riserviamo di presentare con degli atti puntuali, specifici, anche sui singoli nosocomi, tutte le intenzioni che non sono nostre come gruppo politico, ma fanno parte di quelle che sono le esigenze dei territori che da molti anni chiedono di essere ascoltate. Chiediamo al consigliere Petrucci, membro della commissione, cosa vi divide adesso dalla maggioranza su questo fronte? Ma intanto noi chiediamo che ci sia un impegno netto nell'aumentare le borse di specializzazione, per aumentare poi coloro che laureati in medicina possono andare a fare veramente medici, sia sul territorio sia nei presidi sanitari. Questo vale per i medici, vale per gli infermieri, c'è bisogno di più infermieri, e su questo ci vuole un impegno preciso, netto, non una dichiarazione di intenti. Noi riteniamo poi che ci debba essere una commissione di vigilanza sulle nomine in sanità, perché non è possibile più accettare l'uomo solo al comando che decide per conto proprio. La nomina su ISPRO da questo punto di vista è una cartina di tornasole che capita proprio nel momento, diciamo, giusto. Pensiamo che si debba anche ripensare la governance delle aziende ospedaliere universitarie e delle ASL. Non è possibile una sola persona che governa tutto. Noi pensiamo che si debba passare da un organo monocratico a un organo collegiale, come avviene, diciamo, in tutte le altre situazioni. La sanità non può essere fuori dal mondo, fa parte del mondo.
A Petrucci chiediamo anche se dopo la dura opposizione di fine 2015, quando fu approvata la riforma delle aziende sanitarie, chiederanno ora alla Giunta di tornare indietro. Non precisamente in questo senso qui, però sicuramente una partecipazione più importante dei territori al governo appunto delle ASL, con il coinvolgimento dei distretti sanitari, dei sindaci, delle varie diramazioni territoriali. Non pensiamo che questo schema sia quello giusto e da questo punto di vista si deve avere la forza e la voglia di invertirlo. È evidente che su questo ragionamento le 2.500 persone in lista d'attesa, il mezzo miliardo di euro di buco in sanità un'altra volta incidono su una valutazione che non può che essere anche comunque una valutazione attuale. Uno dei problemi più ricorrenti anche nelle nostre interviste di ogni giorno è quello delle liste d'attesa, molto spesso, specie dopo il Covid, troppo lunghe. La ministra del Movimento 5 Stelle Giulia Grillo era riuscita ad intervenire con un piano di azzeramento delle liste di attesa che aveva portato avanti anche con iniezioni economiche, quindi finanziamenti molto robusti. Sono state le regioni come la Toscana che non sono riuscite ad utilizzarlo e non si può dare la colpa al Covid di tutto questo perché il problema continuava ad esistere anche dopo che questo contributo c'era stato. Il punto è che si deve rafforzare la sanità pubblica e non si può pensare di delegare tutto ciò che il pubblico non riesce a fare al privato semplicemente dicendo che la sanità non riesce a sopperire, perché questo è un grandissimo fallimento delle capacità in competenza sanitaria che vengono devolute dallo Stato alle regioni. A questo punto vorrebbe dire che bisognerebbe fare un ripensamento a livello più alto su queste competenze. Insomma, concludiamo, è davvero questo il nodo? Serviranno, saranno utili i provvedimenti adottati in queste settimane dalla Giunta? La misura della Giunta è una misura che risponde a un'esigenza emergenziale che c'è ora per il grande accumulo di liste che si è avuto anche in relazione alla pandemia. Ovviamente accanto a questa misura emergenziale poi ci sarà bisogno, noi scriviamo anche questo nella risoluzione, di un lavoro che porti a una presa in carica a 360 gradi del problema e quindi anche sul tema di chi prescrive. E quindi della domanda, oltre che dell'aumento dell'offerta e delle prestazioni. Ecco, quindi un lavoro molto più complesso, deve coinvolgere i medici di medicina generale, il modo in cui si prescrive, i cittadini, e che poi ovviamente riguardi anche una corretta organizzazione della quantità di prestazioni che si erogano. Soddisfatto comunque in generale del percorso fatto. Direi è la prima volta che un consiglio regionale inizia un avvio di programmazione da quello che dicono i cittadini e i professionisti. Quindi io sono soddisfatto perché è un lavoro che è durato ormai quasi un anno, però penso che sia un esempio di come le assemblee legislative possano riappropriarsi di una funzione di programmazione anche prima dell'arrivo del lavoro, e poi sarà un lavoro più di dettaglio e compiuto che in genere fanno le giunte e ai quali il consiglio si adegua e basta. Quindi mi pare un lavoro del quale sono contento. Le liste d'attesa sono uno degli argomenti. Naturalmente in una risoluzione che parla di tutta la sanità vengono accennati i modi, perché poi andando in eventuali decreti attuativi si troverà le specifiche. Però sicuramente, come chiedevamo noi, l'abolizione di certe incompatibilità che di fatto la Giunta per gli specialisti in medicina generale le ha già attuate, noi le chiedevamo un pochino più generali, un po' per tutti gli specializzandi, credo che sia un buon viatico. Al nostro telegiornale era intervenuto anche il capogruppo di Italia Viva. Ecco da cosa dovremmo ripartire secondo lui. La capacità di investire sulla massima qualità nei centri ospedalieri delle nostre grandi città per cercare di portare qualità, competenza, grande professionalità e nel contempo nuovi servizi sul territorio, case di comunità diffuse, servizi, prevenzione, vicinanza alle aspettative dei cittadini rispetto a una logica di pre-ospedalizzazione e di post-ospedalizzazione, una sanità che nei territori diventa di comunità, che diventa di carattere domiciliare, dove i servizi si spostano a favore dei cittadini, dove non si è costretti a viaggiare, ma si hanno livelli di prossimità rispetto a delle logiche anche di prevenzione, di cura, con un'assistenza che diventa domiciliare mediante anche le figure nuove, dei fisioterapisti e infermieri di comunità e nello stesso tempo la possibilità di avere eccellenze rispetto alle questioni di carattere chirurgico, robotiche.
e grandi professionalità che devono essere attratte nella nostra regione. Nelle stesse ore la Commissione ha potuto valutare anche l'avanzamento della pandemia. La novità però è soprattutto un'altra: si parte in Toscana con la quarta dose del vaccino per anziani e fragili. Per quelle che sono le categorie da quarta dose, ovvero gli over 80, i fragili oltre i 60, le persone dell'RSA, noi procederemo con la consapevolezza che poi per le persone che compongono la comunità toscana, i normali cittadini, a settembre sicuramente vi sarà una quarta dose, tutto da decidere se sarà una quarta dose obbligatoria o da invece inoculare a coloro che fanno l'atto volontario di volerla per prevenire il Covid durante il periodo autunnale e invernale. Rinforzeremo con altri mobili che sono della ASL o della Regione in modo diffuso sul territorio cittadino, ma lo stesso metodo sarà sul territorio regionale. Vorremmo evitare di mettere grandi hub come il glorioso Mandela Forum, dove sono state vaccinate in questi due anni 828.000 persone, anzi vaccinazioni, con la consapevolezza che ritornano a svolgere la loro funzione naturale, in questo caso per sport, concerti, intrattenimento. Il lungo treno della solidarietà partito dalla Toscana è arrivato a destinazione. Nei 14 vagoni, lo ricordiamo, c'erano 18 pallet di medicinali, prodotti alimentari a lunga conservazione, pasta, conserve, scatolame vario, biscotti, acqua, la maggioranza in bottigliette da mezzo litro, generi per igiene intima e personale, prodotti per bambini e anche alimenti per animali domestici e coperte. Naturalmente la guerra però purtroppo non si ferma e i profughi, quelli che arrivano anche qui, aumentano. Dal fai da te dei primi giorni si è passati ad un sistema di accoglienza diffuso e strutturato, ma certo, se l'emergenza continuerà non sarà semplice farvi fronte. Assume un bel significato allora la visita che il presidente Mazzeo, a rappresentare tutto il Consiglio, aveva fatto nelle scorse settimane a Rondine, cittadella della pace, e poi alla stessa associazione era stato consegnato anche il gonfalone d'argento. Dirpet, con una ricerca, ha fatto la fotografia del divario di genere nel lavoro, nel reddito, nelle competenze, nel tempo, nel potere. È stata la Commissione Pari Opportunità a volere questa ricerca. La sua presidente la commenta così. Emerge il fatto che ancora c'è molto lavoro da fare per raggiungere la parità dal punto di vista lavorativo per le donne. Le donne ancora fanno fatica a entrare nel mondo del lavoro, sebbene in Toscana comunque il tasso di occupazione sia piuttosto alto anche rispetto all'Italia, ma le tipologie di lavoro che vengono fatti sono sempre di un certo tipo e queste tipologie non danno l'opportunità alle donne né di crescere dal punto di vista della carriera né dal punto di vista del reddito. In più si evidenzia un aspetto: la maternità è ancora un momento di spartiacque nella vita lavorativa di una donna. Dopo la maternità, con anche soltanto un figlio, ma ovviamente la cosa peggiora con due o tre figli, comunque le donne o non rientrano nel mondo del lavoro o fanno il part time. Al confronto a Firenze c'era la direttrice della Nazione, Agnese Pini, un esempio di come le donne possano scalare i posti di vertice e di responsabilità, ma non è così frequente. Questo è un dato che deriva dal fatto un po' che le posizioni apicali sono poche e quindi è difficile poi per le donne occuparle se le donne non hanno nemmeno percorsi di carriera continuati e quindi non stanno nei posti di lavoro tanto come ci stanno gli uomini. Poi non ci dimentichiamo che sono gli uomini che scelgono i loro successori e quindi spesso gli uomini scelgono altri uomini. Il presidente Mazzeo ricorda le norme sulla parità di genere nelle nomine pubbliche. Abbiamo fatto una norma, prima regione italiana, che davvero permette la parità di genere e l'abbiamo fatta con fatica, non è stato semplice. Io penso che buona politica sia quella che riduca queste differenze di genere, che riduca le disuguaglianze tra territori e la sfida collettiva va in questa direzione. La Toscana che io immagino, la Toscana del 2050, io spero davvero che si sia annullato completamente, anzi che si sia ribaltato, vuol dire che abbiamo investito culturalmente nella direzione giusta. È una sfida collettiva, serve l'impegno di tutti e noi come istituzione Consiglio regionale facciamo e faremo la nostra parte. Regole nobili, ma che dovrebbero essere estese a tutti gli enti, sottolineava nel suo intervento in aula un consigliere di opposizione, altrimenti secondo lui l'effetto poi risulterebbe diverso da quello auspicato. Cioè, è inutile che noi facciamo una legge sulla parità di genere, sulle nomine del Consiglio regionale,
se non diciamo agli altri che quello che fanno loro ha una valenza anche per noi, perché lo dico qua, senza ombra di dubbio di essere smentito, questo Consiglio regionale, quando vi saranno nomine compartecipate, dovrà fare solo donne. Dovrà fare solo donne. Io sono contrario al fatto che da solo donne. Quindi questo tema lo pongo all'attenzione di tutti i consiglieri regionali, perché gli altri non ci daranno mai le donne. Allora, quella legge ha questo limite. C'è anche il commento della Presidente della Commissione Sviluppo Economico a margine di questo convegno. Le istituzioni possono fare molto, possono dare una mano, ma prima ancora di questo c'è bisogno, fin da piccoli, di allevare i nostri cittadini e le nostre cittadine in una maniera diversa rispetto a quella a cui siamo stati abituati nel secolo scorso. E quindi avere dei bilanci e delle azioni che fin da piccoli abitino a ripartire i compiti e le risorse sia agli uomini che alle donne, ragazze alle ragazze, bambine alle bambine. Questo proviamo a fare. Regionando oggi finisce qui, buona Pasqua, appuntamento alla prossima settimana, venerdì 22 aprile alle 21:15, dopo il TG della sera.